Bene, oggi è lunedì 20 febbraio 2017 e insieme al mio amico stiamo facendo una piccola lezione sul fenomeno Schiavitù. della schiavitù, fenomeno importantissimo che è avvenuto periodo fra il 1700 e il Dopo il video. 1800. Bene, allora adesso andiamo a cercare di sviluppare questa mappa concettuale e parlarne assieme, d'accordo Sì. Matteo? Perfetto. Allora, ma prima intanto cerchiamo di chiarire cosa sono gli schiavi, Matteo? Perdere la libertà, essere considerati un attrezzo, essere catturato, venduto, maltrattato, loro non possono decidere niente, devono solo lavorare. È una bella condizione, No. è proprio essere niente, quindi come una vanga, come un aggeggio che deve solo lavorare, una macchina, senza pensare che uno invece c'ha anche Cervello. Il cuore. quindi non è una gran bella cosa, è un brutto fenomeno, un brutto pezzo della nostra storia. E allora, ma chi ha coinvolto, chi è che ci ha rimesso in questa cosa? L'Africa nera. L'Africa nera, perché gli uomini venivano catturati dove? In Nei Africa villaggi dell'Africa e poi portati in e portati America. in America. E il commercio era dall'Africa all'America con gli schiavi, dall'America all'Europa con le materie prime e dall'Europa verso l'Africa con armi, berline e altre cose per scambiarle con i predoni che catturavano appunto questi schiavi. Ma quando è avvenuto nel modo massiccio questo fenomeno? Dopo la scoperta dell'America. Dopo la scoperta dell'America. E anche dopo un certo periodo, perché per un certo periodo i territori controllati da spagnoli, portoghesi, olandesi, erano inglesi, e li facevano lavorare gli indigeni, ma dopo un po' sono morti, non ce l'hanno fatta, ci voleva tanta. Forza, manodopera. Ci volevano tante mani per poter lavorare. E allora chi la subisce, l'abbiamo detto, è l'Africa nera, ma la Chiesa, il Papa, approva che gli uomini diventino come bestie. Sì, E perché andava d'accordo con la Chiesa, con i re, con i re. non si è opposta, perché loro volevano far convincere le persone che questi neri erano come le scimmie, non erano uomini, si poteva fare, erano come le scimmie, anche se i gesuiti, abbiamo visto il film, non erano tutti d'accordo. Allora, chi è che organizza questo commercio? Gli inglesi, gli olandesi e gli spagnoli. Che fanno solo commercio, perché chi andava a catturare le persone nell'Africa, Erano gli stessi africani. anche gli arabi, sì, ed è un fenomeno grosso, un fenomeno piccolo, ha coinvolto tante persone. Sì, circa 10 milioni. Ma ci picchia tantissimi. Ma io mi domando, ma come facevano a portare tutte queste persone in America, 10 milioni di persone, come hanno fatto a Con le portare navi anche negriere. le navi negriere? E come facevano a farcele stare tutte queste persone? Abbiamo trovato l'immagine di un progetto di nave negriera da costruire dove ognuno di quei segnetti lì erano uomini cacciati dentro in qualche modo, vero? Sì. Tantissimi. E facevano un bel viaggio oppure erano malmessi? Malmessi perché si spingevano tra loro e morivano. Sì, dentro lì c'erano malattie, sporco, gli davano da mangiare e da bere tranquilli? No. Lo No, qualcuno moriva e lo buttavano in mare. buttavano al mare. Solo i più Forti. resistevano e andavano a finire al mercato degli schiavi per essere venduti. Ma tutto questo fenomeno perché succede? L'abbiamo già detto, insomma, no? Sì, Perché? servivano mani d'opera. Ecco, per lavorare nelle piantagioni, perché cosa si produceva in Africa, Cotone, in America? cacao, banane, patate. E queste erano manodopere, persona che Costava costavano nulla. niente, lavoravano per niente, proprio per niente, come un attrezzo. E tutta questa ricchezza dove andava? Nell'Europa. Nell'Europa, che era proprietaria delle colonie, che diventa il centro Economico del del mondo. mondo. Ecco, adesso per finire, qui ci sono due immagini dove si vedono appunto
incatenati gli schiavi e gli schiavi al lavoro nelle piantagioni. È un fenomeno che dura un bel po' fino alla dichiarazione di Washington contro la schiavitù. E adesso tutti questi schiavi dove vivono? Sono ancora in America. Sì, alcuni sì. Tanti hanno fatto figli e ci sono milioni di persone che vivono in America, ma c'è ancora la schiavitù. No. Ancora, non c'è ancora, almeno non dovrebbe esserci. È stato un brutto momento della storia per arricchire gli stati europei che avevano conquistato le colonie nel continente Americani. americano. Bene, bravo Matteo, speriamo di aver spiegato bene questo argomento e possiamo dire buon ascolto a chi ci